aspetti, aspetti che le faccio vedere la domanda. Eh? Che dica proprio sempre. Vediamo. La domanda di Ingroia è questa. Io ho avuto un interrogatorio da Ingroia, Gentile, con lui il capo della procura di Palermo, con loro due, un altro PM, una signora gentilissima, che mi hanno usato la cortesia di sottopormi a questo interrogatorio riservatamente in una caserma a Roma. Sì. Due giorni dopo l'interrogatorio è comparso tutto sul Fatto, giornale che sì. sostiene a spada tratta Ingroia e quelli dalla sua parte, e compresa la pausa caffè, sì. e non c'è stata nessuna incriminazione nei confronti degli unici tre che potevano conoscere l'andamento di questo interrogatorio, che erano non i tre PM. E non c'è stata nessuna incriminazione, eravate tre, uno di voi tre ha passato la notizia ai giornali, anzi non ai giornali, al Fatto Quotidiano, sottolinea Berlusconi. Veramente, se voglio vedere il dettaglio, eravamo quattro. Se ne è scordato uno, però non cambia la sostanza. No, ma non è una dimenticanza casuale, perché il quarto che dimentica è se stesso. Che che forse era altrettanto però le posso dire una cosa, Ingroia, che Berlusconi passi la notizia al Fatto Quotidiano, la voglio vedere questa cosa qua, perché insomma mi pare complicato. Se la passi al Fatto Quotidiano è difficile. Quello mi pare complicato. Berlusconi che chiama Travaglio la vedo complicata assai. Ma che pubblicità? Lei che dice? Beh, uscita sui giornali perfino delle battute galanti che avrebbe fatto nei confronti della collega che mi accompagnava. Dubito che i magistrati si siano intrattenuti a passare notizie sulle battute galanti. Lei ritiene che quella cosa lì comunque sia un problema, non per Berlusconi, più in generale per tutti noi? Cioè che io vado, sono ascoltata dai magistrati e il giorno dopo ci sono le notizie sui giornali. È o non è un problema per il paese? È o non è una cosa che non va bene? Beh, la verità, certo che non va bene se fosse vero. Nel caso di specie non è vero che è uscito il contenuto del verbale. Quello che è uscito sui giornali, questo sì, in parte corrispondente a quello che è accaduto, è stato lo scambio di battute del prima e del dopo l'interrogatorio, che è avvenuto anche in presenza di altri, non eravamo neanche solo quattro, c'erano i suoi avvocati, c'erano le persone che... gli ufficiali che ci avevano ospitato in quella caserma, insomma, vabbè, Berlusconi. Quindi la domanda è una bugia? Sempre. Beh, non sarebbe la prima che dice il nostro amico Silvio Berlusconi. Ma io le ho chiesto...